Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Io sono Ileana e voglio fare con voi una breve lezione di yoga. Cos'è yoga? Potrei parlare per ore per spiegarvelo, ma vorrei farvelo capire in un modo molto semplice. Facciamo questo. Alziamo tutto in braccio. Cerchiamo di allungarlo bene verso l'alto. Apriamo e chiudiamo le dita della mano con forza. Ancora un momentino se riusciamo. Poi abbassiamo lentamente il braccio. Appoggiamo le braccia sulle cosce, rilassiamo completamente e ascoltiamo. Sentiamo la differenza tra un braccio e l'altro, cercando di lasciare le braccia completamente rilassate. Ecco, yoga è questo, è sentire il nostro corpo, conoscere il nostro corpo, ascoltare le sensazioni che ci dà il nostro corpo, è fare tutto con attenzione. Adesso portiamo anche l'altro braccio verso l'alto, apriamo e chiudiamo le dita della mano. Ancora un attimo e rilassiamo. Lasciamo le braccia completamente rilassate, morbide. Ascoltiamo ancora. Cerchiamo di percepire l'energia che si muove dalle mani fino alle spalle. Cerchiamo di sentire tutto quello che fluisce nelle nostre braccia. Adesso portiamo tutte e due le braccia verso l'alto, prendendo una profonda inspirazione, portiamo dentro l'aria, cerchiamo di farla scendere fino in fondo. Inspiro dentro l'aria, espiro, butto fuori completamente l'aria. L'aria deve scendere bene fino in fondo. Proviamo a fare questo. Appoggiamo il palmo della mano sull'addome e inspiriamo. Immaginiamo di avere un fiasco dentro il corpo. Dobbiamo riempire la pancia del fiasco. Poi fuori completamente il respiro. Guardate il movimento della mia mano. Inspiro. Espiro. Inspiro dal naso. Espiro dalla bocca. Facciamo la stessa cosa portando ancora una volta le braccia verso l'alto. Inspiro su, apriamo bene il torace, facciamo entrare il respiro fino in fondo. Espiro. Bene. Rilassiamo, distendiamo, lasciamo che il respiro fluisca liberamente. Cerchiamo di percepire se è un po' più sciolto, un po' più aperto adesso. Facciamo dei movimenti con la testa, con il capo. Portiamo la testa in avanti. Poi la riportiamo al centro. La portiamo indietro, cercando di distendere bene la gola. Ritorno. La testa scende in avanti. Adesso la gola si chiude, si distendono bene le cervicali. Ancora su, indietro la testa senza forzare, devono essere tutti movimenti morbidi, lenti, dolci, rilassati. La testa ritorna e si flette in avanti. E la riportiamo al centro. Adesso lentamente giriamo la testa verso una spalla. Il mento non deve essere su, non deve essere giù, deve essere proprio parallelo al pavimento. Ritorno e porto la testa
verso l'altra spalla. La riporto al centro, ancora la giro verso una spalla, ritorno e la porto verso l'altra spalla. Lo facciamo ancora una volta. Porto una spalla, la riporto al centro e l'altra spalla. E ritorno. Adesso disegneremo dei cerchi nell'aria con la testa. Flettiamo la testa in avanti. La muoviamo piano, lentamente, sempre movimenti lenti, morbidi, rilassati. Immaginiamo che la nostra testa sia una piccola sfera dorata. La muoviamo con attenzione. Cerchiamo di sentire come si muovono i muscoli, i tendini, le articolazioni. Tutto con molta calma. Adesso dall'altra parte, nell'altra direzione. Leggera la testa, disteso il collo. Piano, con calma. E ritorno. Rilasso, spalle sempre bene aperte, tutta la schiena rilassata. Adesso portiamo ancora le braccia verso l'alto, battiamo insieme le mani, su, e le braccia ritornano, ancora. Ancora una volta, e rilasso. Fermiamoci con le mani appoggiate alle cosce, i palmi delle mani verso l'alto, braccia rilassate, mani rilassate, ascoltiamo. Sentiamo le vibrazioni sui palmi delle mani. Sono sensazioni piacevoli. A volte il nostro corpo ci dà disagi, fastidi, ma ci regala anche sensazioni sottili. Dobbiamo imparare ad ascoltarle. Le sensazioni sono la voce del corpo, il linguaggio del corpo. Bene, adesso appoggiamo le mani sulle cosce. Portiamo bene indietro le spalle, un po' indietro la testa. Cerchiamo di avvicinare bene le scapole, stringere lo spazio dietro la schiena, aprire bene il torace, il petto. E poi flettiamo la testa in avanti, incurviamo un po' le spalle. Adesso distendiamo bene tutto lo spazio tra le scapole. Proviamo a unire la respirazione. Inspiro, dentro l'aria, indietro le spalle, un po' indietro la testa, si apre il torace. Espiro, fletto la testa, curvo le spalle, adesso si apre la schiena. Ancora. Inspiro, dentro l'aria. Tengo un attimo, fuori l'aria. Ci risolleviamo, rilassiamo, portiamo lentamente una spalla su verso l'orecchio e l'altra spalla scende. Cerchiamo di non fare questo, di non muovere la testa rimane ferma al centro, la spalla sale e l'altra spalla scende. Poi sempre lentamente, tutti i gesti sono lenti nello yoga, riportiamo le spalle sulla stessa linea. Sale l'altra spalla e l'altra scende. Riportiamo le spalle su una stessa linea, sentiamo quando sono in equilibrio, poi il movimento riprende. Cerchiamo di percepire questo bel massaggio su tutta la schiena. Cerchiamo di sentirli, di visualizzarli anche i nostri muscoli, i muscoli della schiena sono come tanti grandi elastici che si tendono
e che si accorciano. Lo facciamo ancora una volta. Su una spalla, giù l'altra, fermiamoci un momento così. Poi le spalle ritornano in equilibrio. Sale una spalla, scende l'altra. E torniamo. Rilassiamo, distendiamo. Cerchiamo di aprire bene le spalle devono essere sempre aperte, mai chiuse, aperte e rilassate. Adesso facciamo questo, portiamo le mani, solleviamo un po' una gamba se possibile, portiamo le mani sotto la coscia, tiriamo un po' la gamba verso l'alto e facciamo scendere un po' la testa verso il ginocchio. Dove arriviamo va bene, non forziamo, non dobbiamo mai forzare. Torniamo, rilassiamo. Le mani sotto l'altra gamba, sotto l'altra coscia e ripetiamo sul ginocchio, giù la testa. E torniamo. Sciogliamo, rilassiamo, prendiamo dei bei respiri profondi, facciamo ancora una bella inspirazione, una bella espirazione. Inspiro sulle braccia, giù bene il respiro fino in fondo. Espiro, fuori completamente il respiro e distendo. Rilasso. Adesso giriamo il tronco da una parte, torniamo al centro dall'altra parte. E torniamo. Ancora. Ritorno, ruoto dall'altra parte, cerchiamo di sentire come entra in torsione la colonna vertebrale. E ritorno. Adesso facciamo lo stesso movimento, tenendo le braccia un po' piegate verso l'alto, i palmi delle mani a contatto. Proviamo a unire anche la respirazione. Inspiro, dentro il respiro. Espiro, ruoto. Torno al centro, dentro il respiro. Inspiro. Sull'altro lato. Torniamo al centro. Se vogliamo lo facciamo un'altra volta, altrimenti abbassiamo le braccia e le lasciamo riposare. Inspiro dentro il respiro. Espiro. Inspiro. Espiro. E ritorno. Abbassiamo le braccia, rilassiamo, sciogliamo. Portiamo le mani alle spalle. Disegniamo dei cerchi nell'aria con i gomiti per sciogliere bene tutti i muscoli delle spalle. E anche questi devono essere movimenti lenti, morbidi, rilassati. Adesso nell'altra direzione. Con leggerezza. E rilassiamo. Adesso porteremo le braccia da un lato all'altro, battendo 3 volte le mani ogni volta. Portiamo le braccia in avanti, ci giriamo da un lato
1, 2, 3, dall'altra parte, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, se vogliamo ancora una volta, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bene, allunghiamo le braccia in avanti e rilassiamo, teniamo le spalle aperte, ascoltiamo ancora per un attimo, ascoltiamo le braccia, ascoltiamo le mani, i palmi delle mani, le spalle, tutto si distende. Adesso portiamo le mani sul nostro viso. Semplicemente lo tocchiamo. Lo riconosciamo. Questo è il mio viso. Questo sono io. Questi sono i miei lineamenti. Sul nostro viso è disegnata tutta la nostra storia, ma anche la storia dei nostri genitori, dei nostri antenati. Ogni tratto del nostro viso è un racconto di eventi vicini e lontani. Questo è il viso che avevamo quando eravamo bambini, su cui è passata la vita e ha lasciato tutti i suoi disegni, e sono tutti bei disegni. Rilassiamo e rimaniamo ancora un attimo in ascolto. Ascoltiamo con attenzione, tenendo tutto il viso morbido, disteso. Sentiamo le sensazioni sottili sulla pelle del viso, come se ci fosse ancora una carezza. Adesso portiamo le mani in avanti, apriamo e chiudiamo con forza le dita delle mani. Come se volessimo spremere delle arance. E rilassiamo. Appoggiamo ancora il dorso delle mani sulle cosce, i palmi delle mani verso l'alto, ascoltiamo ancora. E immaginiamo che scenda acqua tiepida, calda, dalla nuca, nel collo, nelle spalle, lungo le braccia, fino ai palmi delle mani. Sentiamo l'acqua che scorre, scivola sui palmi delle mani, scorre nella nuca, nelle spalle, nelle braccia, sulle mani, e sentiamo che tutto si rilassa il collo, si rilassano le spalle, si distendono le braccia, si distendono le mani. E adesso incrociamo le braccia sul petto, flettiamo un po' la testa in avanti, incurviamo un po' le spalle, e poi, inspirando, apriamo le braccia e creiamo spazio nel petto, creiamo spazio nel cuore, e poi, espirando, fuori il respiro, ci chiudiamo ancora. Apriamo, come se volessimo volare, leggerezza, libertà, spazio, luce. Poi ci chiudiamo ancora. Ancora una volta portiamo luce nel cuore, portiamo respiro nel cuore, libertà, spazio. E poi ci chiudiamo ancora. Rimaniamo un attimo così, raccolti nel silenzio del cuore. Bene, la lezione di yoga è finita, è terminata, vi ringrazio e spero che ci ritroveremo presto.